Buongiorno, buongiorno ragazzi. Come faccio a capire quale olio essenziale devo usare per un problema specifico? Oggi rispondiamo a questa domanda che mi è stata fatta e vi ringrazio. Qualsiasi domanda che vi viene in mente, mi raccomando, fatemela sapere perché a me piace tantissimo rispondere e crescere insieme a voi nel meraviglioso mondo degli oli essenziali. Quindi, come faccio a capire quale olio utilizzare per un problema specifico? Il modo migliore è quello di fare le tue ricerche, di assumerti completa responsabilità della situazione in cui ti trovi. Capisco che fare ricerche potrebbe richiedere davvero tanto, tanto tempo. Quindi le alternative sono: fai riferimento alla tua persona di fiducia, oppure alternative facili e veloci è questo: prendere un essential oil desk reference. Questa è la mia guida fenomenale ed è bellissimo perché contiene gli oli essenziali da utilizzare per i vari problemi elencati dal più indicato al meno indicato, che in realtà con meno indicato non rende perché è quello che funziona bene lo stesso, ok? Però ti dà già una cernita dei tantissimi oli essenziali che tu potresti utilizzare per quel problema specifico. Ora, tutti i corpi sono diversi e tutti gli oli essenziali sono diversi, quindi per esempio, se mio marito fa fatica ad addormentarsi, io come prima cosa vado a provare la lavanda, che generalmente funziona con tutti. Ma nella nostra famiglia viviamo su altri pianeti e quindi cosa succede? La lavanda non funziona, la lavanda ci tiene svegli e allora scopro che Arsimio può aiutare lo stesso. Questo grazie a questo bellissimo libro che puoi trovare, purtroppo è in inglese, però appunto nel 2024 i modi per tradurre esistono a iosa. Altri libri che voglio consigliarti sono Manuale di aromaterapia di Luca Fortuna e La mia Bibbia degli oli essenziali, di cui però non mi ricordo assolutamente l'autore, ma so che alcuni di questo gruppo hanno proprio questo libro qui e si trovano benissimo. Quindi ecco, visto che ci sono tantissimi oli essenziali, la scelta potrebbe essere, diciamo, potrebbe essere difficile capire quale scegliere, ma se ti fai aiutare dalla persona, dal tuo oiler di fiducia o dal tuo medico di fiducia e quant'altro, oppure questo qui è super 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 fenomenale. Ok, spero di aver risposto a questa domanda, Scott, fammelo sapere e ragazzi, vi mando un abbraccio e un bacione e mi raccomando, qualsiasi domanda che vi venga in mente, fatemela. Mandatemela così io poi posso rispondervi in altri video. Ciao!